Ancora. E ancora, e ancora. Buongiorno ragazzi, bentornati in un nuovo vlog. Io sì, ho gli occhi. Volevo dire gli occhiali. Occhiali mischiati ad occhio. Forza, vestiti, su. Già. Yeah. E comunque non sono occhiali nuovi, sono occhiali che già avevo, però sono rotte un pochino le asticelle, nel senso che sono un po' allargate e quindi niente, vabbè, però li ho messi perché quelli là, vi dico la verità, mi ero proprio scocciata di tenerli. Christian, vestiti a mamma. Allora, stamattina per la mia gioia vado dalla parrucchiera, ragazzi. Vado a tagliare solamente un po' le punte, non, e voglio farli un pochino scalati. Ora vediamo un po' come viene il tutto. Io stamattina sto sveglia dalle 6 all'incirca, un pochino prima. Non lo so, stamattina sono svegliata presto. Che vi devo dire? Non lo so. Iago, vieni qua, voglio vestire un attimo Iago. Io ho fatto già colazione, ho stessi panni. Mamma, quanto posa? Posa per piacere, vieni a vestire che è tardi. La sua mamma non ti può portare a scuola. Ma posa? Sì, posa. Metti qua. Iago, però non mi fa perdere di mamma, eh? Ma non, bello culo, che te lo fai? Ma seduto, seduto, seduto. Ah, fermo. Aia. Usa si c'è, usa la, ma ci mangiamo tutto quanto. Metti qua, ya, pio, che tengo che fa. Tutti i bottoni, ma... Tieni i bottoni. Oh, oh, oh! Ma che ci ha cattato di gozzare la braccia come si è cattato tu, eh? Li voglio, li voglio! Vai, Pio. Eccomi ragazzi, allora sono tornata dalla parrucchiera ed ora sto anche riscendendo. Opla, vado a prendere i bambini a scuola. Ok, e questo è il taglio. Allora, come vedete, non li abbiamo tagliati tanto e abbiamo fatto una, cioè hanno fatto una scalatura molto naturale. E poi ragazzi, me li ha sfoltiti veramente tantissimo. Infatti me li sento super super leggeri, qualcosa di pazzesco. Comunque questo è il mio outfit di oggi e niente, vado a prendere i bambini a scuola, solite corse. Che cosa è rotta? Non va? Fammi avere a me la catena. Tu da amici? Fammi avere a me. Qua dentro. No, ah, che la piscina si stava rotta proprio tutto su pezzo qua, vedi, se poi guarda. Spezzata. Ma che si deve fare forza a far già, vedi? Vedi, questo si è proprio spezzato. Cristiano stava cercando di aggiustare la bicicletta di Vincenzo, però è proprio rotta dall'anno scorso. Non lo so come hanno fatto, non mi ricordo sinceramente. Comunque io sto passando un attimo l'aspirapolvere. Sono le due quasi. E dopo ragazzi vado un attimo, vado un attimo. Arriviamo un attimo allo Spazio Grisi a Salerno, perché ha sempre dei buoni prodotti che insomma costano pochissimo. E vado con mamma e zia Alfonsina. Comunque nel frattempo ci sono tolte due di qua e due di qua. Però da una parte è meglio così ragazzi, perché non le sopporto più, troppo lunghe.
E infatti domani farò direttamente una colata sopra la mia unghia naturale, perché questa qua, siccome non avevo proprio neanche un filino di unghietta, feci la, insomma, l'unghia l'ho ricostruita. E quindi stavolta farò insomma la copertura in gel sulla mia unghia normale. Vabbè, questo è quanto. Finisco di passare io l'aspirapolvere. Cristian, sta bicicletta è rotta. C'ho sulla mandibola con già la bicicletta. Si è proprio spezzato il pezzo della catena. È proprio spezzato, non è che se ne è scappata la catena. Ragazzi, guardate dove siamo con zia Alfi. Mamma, cosa dici tu sottovoce? Non Italia e Jacopo, e siamo qua ragazzi allo Spazzacrisi a Salerno. Siamo da fare una passeggiatina qua. Andiamo, prendiamo i carrelli. Ragazzi, Ciao Charlie! guardate chi abbiamo recuperato per strada. Si chiama Charlie? Era, no, era, correva praticamente per strada. Ora ci siamo fermati, abbiamo chiamato fortunatamente alla targhettina con il nome, con il numero di telefono. Abbiamo chiamato i padroni. E Stiamo aspettando che se lo vengono a beh. Cioè, recuperare. sì. Charlie! Per poco non andava in mezzo insomma, alle macchine, Sotto morì alle sotto alle macchine. macchine. Sì. Ah, bacino! È de bellino! Ha camminato parecchio, eh? Ah, c'ha sete! Che devi fare? Fè, che mo se ci fa striote? Fè, vedi qua! Voscenna! Voscenna, allora chi si può camminare a fare? Aspetta, mettiti seduto! Mo viene mammina! Bravo! Adesso combobbidisci, mettiti seduto, mo viene mammina! Io te l'ho! No, che ce l'hai l'acqua a mia mucca? Stai buono! No! Vedi qua! Che mo se muore capito? Tornati sia dallo spazzacrisi e sia anche dalla villa, ragazzi. Siamo andati anche là. Allora, mi lavo un attimo la mano e le mani. Siamo andati in villa all'incirca alle. Cristiano, chiudi che ora mangiamo. Chiudi. Siamo andati in villa alle 5 e mezza. Il cagnolino, ragazzi, tutto bene, l'abbiamo salvato, l'abbiamo ridato al padrone. Chi era? Che ne so, fortunatamente aveva la medaglina, quindi siamo riusciti a recuperare quel numero di telefono. Il cagnolino si chiama Charlie. Però fortunatamente, dai, tutto bene. Allora, adesso vi voglio un attimo far vedere cosa ho acquistato allo Spazzacrisi. Allora, in tutto ho speso 47 euro. Vabbè, questo qua è il pane che abbiamo preso giù al forno. Questo qui, vi volevo un attimo dire anche i prezzi, proprio perché almeno chi è della zona, questo qua si trova proprio a Salerno quando uscite dall'autostrada. Allora, vediamo un po' se ci stanno i nomi, perché mo, ragazzi, per trovarli tutti questi nomi, che vedevo di? È un casino. Giuseppe, via Cal. Cristian, vatti a lavare le mani, amo! Chi gli è? Allora, il via Callo ho visto, l'ho pagato 1,39 euro. Questo qui con lo spruzzino. Poi ho preso questi bicchieri qua, circa 69 centesimi. Poi ho preso, Madonna, però ragazzi, è un casino così. Allora, questi Mister Day li ho pagati 79 centesimi l'uno e ci esce praticamente il muffin e il succo di frutta e niente, quindi questi qua ragazzi ne ho presi 6 che sono comodi per i bambini, per la scuola oppure per la colazione. Questo qui Neutromed mi pare 99 centesimi. Poi queste merendine qui della Oreo 19 centesimi l'una e sono così. Ne ho prese 8, giusto? Sì, 4 e 4, 8. Poi vediamo qui se c'è qualche altra cosa. Niente, un bicchiere che è caduto dal coso dei bicchieri. Poi, questi qua sono veramente buoni, Crave, i cereali. E li ho pagati 1,79 euro al pacco. E il prezzo comunque è buono perché all'incirca costano 3 euro. Ed è, eccoli qua, questi qua. E solamente che non ho capito, ragazzi. Mix tre gusti.
Non ho capito se sono immischiati. Comunque questi qua ne ho presi due confezioni perché i miei figli sono un po' porcellini. Vabbè, questi qua sono altri Mr. Day Break. Poi ragazzi, le mollette le ho pagate 49 centesimi e sono quelle là buone, non sono quelle là sottili sottili, e ho preso due confezioni visto che o si rompono o cadono giù e l'ho preso. Poi niente, ho preso questo quadernino perché a me piace tantissimo scrivere, per esempio mi scrivo le ricette, mi scrivo delle idee per quanto riguarda i video, oppure mi scrivo anche le spese mensili, insomma mi piace scrivere, basta che scrivo mi piace. Poi ho preso questo pesto qua, non lo so quanto l'ho pagato il pesto, non voglio vedere perché ragazzi ci stanno un botto di cose e perdo tempo e non voglio farvi perdere tempo neanche a voi a dirvi tutti i prezzi, però è veramente ottimo questo negozio, andateci. Allora, il pesto 99 centesimi e l'ho preso per un primo piatto veloce, insomma a pranzo. Ah, poi ho preso le fruittella che l'ho pagate proprio una fesseria mi pare. Aspetta, mo ve lo dico subito. Ah, il quaderno 39 centesimi. Poi... oddio, non lo trovo. Fruttella 49 centesimi. Eccole qua. 49 centesimi, che comunque se andate al tabaccaio, almeno un euro. E poi Jacopo, non lo so, mi ha messo, io non la volevo prendere, però stavo alla cassa, sembrava brutto, e sta tavoletta di cioccolata, ci farò un dolce. A me le barrette così di cioccolata non piacciono, magari la fondente, ma questa proprio no. Poi ho preso gli ovetti Kinder, ragazzi, 50 centesimi, 49 centesimi l'uno, ne ho presi 3. Se andate a un tabacchino comunque ci vogliono 1,30 euro, 1,50 euro, 1,20 euro, dipende. Io comunque con 1,50 euro ne ho presi 3. Poi ho preso sto cosino piccolino della, mostarda si legge penso, e l'ho pagato solamente 19 centesimi ed è molto piccolo, è un 33 grammi, però voglio capire questa mostarda che si fa. Dopo comunque cerco qualche ricetta su internet. Poi pacco doppio di Lines seta, io prendo sempre quelli la notte perché sono più lunghi e mi ci trovo molto più bene. L'ho pagato 2 euro, aspetta che lo trovo, 2 euro e qualcosa, oddio, 2,49 euro ragazzi, ottimo ottimo prezzo. Poi queste bustine qua all'incirca 79-89 centesimi, sono dei sacchetti che io ci metto il piattino per Jacopo per la scuola. Vabbè, qui ci stanno altri Mr. Day. Poi queste pezzoline qua che ve le ho fatte anche vedere le ho pagate 1 euro perché i cinesi qua da me l'hanno aumentato un po', costano 1,50 euro mi pare. Vabbè, un altro pettino, buste per la spazzatura sempre sui 70-80 centesimi. Poi il barattolo di Nutella, questo qua da 350 grammi, l'ho pagato 2 euro e 250 grammi, aspetta che lo trovo, non ti preoccupare che lo trovo. Ferrero Nutella 2,29 euro, questo qui. Poi ho preso, due burro d'arachidi, non mi veniva il termine. Questo qua ragazzi l'ho pagato, che pizza, l'ho visto prima ma non lo vedo più. Allora, Gina burro d'arachidi 2,49 euro l'uno, cioè, ho pagato più questo che la Nutella. Poi ho preso queste bustine qua che mi pare l'ho pagate 50-49 centesimi ed è il Nesquik che ora vado a mettere nel barattolo e con 1 euro ho fatto, perché c'erano 168 grammi e 168, ho fatto all'incirca più di 300 grammi di prodotto con solamente 1 euro, che invece se lo vuoi comprare così barattolo costa parecchio. Poi ho preso queste due novità per me, questi cioccolattini Oreo. Cioè ragazzi, ci hanno un botto di schifezze, insomma tutte queste cose, ma anche pasta, zucchero, farina, ci hanno veramente tutto. Questi qua l'ho pagati, vai, non ce l'hai, che c'è, ma 89 centesimi questi qui, 89 centesimi l'uno, e mo voglio pure aprire e assaggiarne uno per capire che so. Non lo so, voglio proprio pure io, aspetta, vediamo un po' cosa sono. È cioccolatini Oreo.
Wow, guarda, allora, questo è l'interno. OMG. OMG, ma oramai si porta OMG. No, oh my god. Tiè. Aspetta. Ah, l'interno è proprio il biscottino. Buono. Cosa? No, no, no. Poi ho preso il ketchup. Ketchup bio. 50 centesimi. E poi sta mostarda, sempre 50 centesimi, 49 centesimi l'una. Ed è, no, mostarda, scusa, maionese al limone e pepe nero, ragazzi. Wow. E infatti la voglio provare anche subito, ma vado a fare la frittata per cena. Questa. E per terminare, ok, abbiamo finito tutto. No, che ci sta ancora qua dentro? Ah, queste caramelline qua che volevo mangiarle con i bimbi. Sono tutte caramelline sfuse. Ci stanno Jelly Bean Factory. Un sacco di gusti, insomma. Fragola, kiwi, melograno, marshmallow, Coca-Cola, cocco, ma che ne so, caffè e latte, un sacco di gusti. E per solamente 3 euro ho preso questo pigiamino per me estivo, così a bretelline con il pantaloncino, 3 euro. Sempre 3 euro questo qui, l'ho preso, ho preso questo modellino qua, così. E poi ne ho preso uno anche a Giuseppe, sempre 3 euro. Ho preso questo colore qua. E comunque, ragazzi, 47 euro ho preso un pochino di cose che comunque in supermercati a volte costano molto di più. Vabbè, adesso ho fatto durare questa parte 8 minuti. Comunque adesso vado a preparare la cena, frittatina e provo pure la maionese, limone e pepe nero. Jacopo, vieni a mettere a letto. Io ho posato il telefono. Basta, sto veramente stanca. Perché poi stamattina mi sono svegliata prima delle 6. E diciamo che solitamente mi sveglio alle 6 e mezza. Però comunque questi 45 minuti, 40 minuti, quel che sia, che mi sono svegliata prima, li sento veramente tutti. Infatti adesso sono le 10 e mezza, ma sto proprio stanca. Si chiudono da solo gli occhi. Mamma, io vado al mercato. No, Jacopo, poi su sto coso, quale mercato? No, io vado al mercato a moto. Poi spiega la gente orma. Vabbè, ragazzi, ma mi alzo, vado a fare la plin plin e poi dopo mi addormento, non voglio più niente, basta. Noi ci vediamo domani con un nuovo video, con un nuovo giorno. Vi voglio bene, un bacione grandissimo. Ciao!